Ciao amici, come state? Allora, innanzitutto volevo iniziare questo video ringraziandovi perché state sostenendo davvero molto il canale, molti di voi in maniera molto assidua con commenti e like. Continuiamo sempre così affinché il canale possa crescere e possa insomma arrivare un pochino a tutti, visto che i miei video in genere sono dei tutorial anche per chi si cimenta per le prime volte in cucina. Allora, cosa andiamo a fare innanzitutto oggi? Oggi vogliamo concentrarci sempre su un altro piatto vegetariano. Facciamo delle zucchine davvero molto buone, molto sfiziose, anche queste che possiamo accompagnare per un aperitivo, insomma per una cena, per un contorno, quello che vogliamo insomma. Se siamo curiosi quindi, come ormai ben sapete, di vedere quali sono gli ingredienti per fare insieme queste zucchine davvero molto saporite ma anche molto semplici da realizzare, mettiamoci al lavoro perché i fornelli ci aspettano. Ecco che ingredienti ci serviranno: due zucchine di grandi dimensioni, 50 g di parmigiano reggiano, 150 g di pangrattato, 50 g di pecorino semistagionato, 3 foglie di basilico, sale, olio e pepe. Mettiamoci quindi al lavoro. Prima di procedere con la preparazione, noi vogliamo accendere il forno a 200 gradi perché è proprio qui che cuoceremo gli involtini. Dopo aver acceso il forno, ci prepariamo il pecorino semistagionato con un tagliere per andare a togliere la buccia. Io, come vedete, nel frattempo ho privato il formaggio della buccia e lo sto andando a tagliare in quattro, in questo modo, da formare, diciamo, dei cubetti abbastanza grossi che ci serviranno per la preparazione. Poi vediamo il perché. Dopo aver tagliato a cubetti il pecorino semistagionato, ho preso le zucchine, le ho già lavate, le andremo a privare delle due parti non commestibili. Poi con l'aiuto di un pelapatate noi andremo a creare le sfoglie, i veli. Come vedete, ora va bene, questa è la parte diciamo esterna, però se notate si piegano abbastanza bene. Ecco, questo noi è il risultato che dobbiamo ottenere su tutta quanta la zucchina. Ecco, vedete che belle fettine sottili stanno venendo fuori? Questo ci aiuterà quando andremo a girare gli involtini con tutti gli ingredienti al suo interno. Come vedete, abbiamo terminato con le zucchine, abbiamo tagliato queste fettine sottili. Io le parti, diciamo, meno spesse le ho messe insieme al formaggio che abbiamo tagliato a cubetti perché ci serviranno per preparare la farcia. Andiamo quindi a vedere come prepararla. Io mi sono procurato un mixer dove andrò a inserire piano piano tutti quanti gli ingredienti, partendo dal pangrattato, che però non ne mettiamo tutto, ne lasciamo circa un 30-40 grammi. Il formaggio grattugiato, anche questo ne lasciamo un po' da parte. I cubetti di formaggio che avevamo precedentemente tagliato. Le 3 foglie di basilico e tutte le altre parti di zucchine avanzata. Prima, negli ingredienti non ve l'ho fatto vedere, teniamoci comunque accanto anche un po' di pane in cassetta che ci può servire nel caso il composto risulti troppo morbido. Mettiamo anche del sale all'interno del mixer, anche del pepe macinato e per finire un giro d'olio. Possiamo iniziare a tritare. Come potete vedere, la panure è pronta, la nostra farcia è pronta, non c'è stato neanche bisogno di metterci il pane in cassetta. Possiamo andare quindi a prendere le sfoglie di zucchine che abbiamo prima creato e cominciare a fare gli involtini. Per creare un involtino che non si rompa e non ci crei brutte sorprese, andiamo a prendere 2 foglie di zucchina e li andiamo a sovrapporre in questo modo. Dopodiché, con un cucchiaio, prendiamo la nostra panure e la mettiamo su tutta la superficie delle zucchine. Ecco, vedete, dopo aver messo la panure, noi arrotoliamo le zucchine, l'abbiamo chiusa, la parte con il lembo aperto l'abbiamo mantenuta sotto.
con la preparazione abbiamo terminato, abbiamo esaurito tutti quanti i fogli di zucchine. Ora prendiamo una pirofila, vi consiglio, di vetro, dove spennelliamo dell'olio su tutti quanti i lati e possiamo andare ad inserire i nostri involtini. Ecco, come vedete io ho preso una pirofila, sto cominciando a spennellare d'olio. Operazione fondamentale farlo su tutti quanti i lati affinché le zucchine non si attacchino. Possiamo andare a sistemare le zucchine. Ricordatevi, come vi dicevo prima, la parte del lembo aperto sempre sotto, così non abbiamo brutte sorprese. Noi andiamo a metterci ancora un bel giro d'olio. Vi ricordate che avevamo tenuto da parte un po' di pan grattato che noi andiamo a mettere sulla superficie delle zucchine, degli involtini ed anche il formaggio grattugiato. Completiamo con una spolverata di pepe nero. Pronto per la cottura, 200 gradi come abbiamo visto prima, per 10-12 minuti. Io ho messo la pirofila al centro del forno e si stanno cuocendo. Aspettiamo questi minuti e poi possiamo andare a fare l'impiattamento e la prova dell'assaggio. Sono passati 10 minuti, ma come vedete ancora non sono pronti, quindi io rimetto dentro la griglia, chiudo il forno e vado avanti sempre a 200 gradi per altri 5-6 minuti finché non vediamo una bella crosticina sopra. Le zucchine hanno quasi terminato la loro cottura, io nel mentre mi stavo preparando il piatto per fare l'impiattamento con un pochino di aceto balsamico. Abbiamo tirato fuori dal forno le zucchine. Ci stavamo preparando il piatto, possiamo continuare con l'impiattamento. L'olio ci faciliterà il compito perché ovviamente non avrà fatto attaccare sul fondo della pirofila gli involtini. Mettiamo anche un pochino di pepe su alcuni lati. Ragazzi, gli involtini sono pronti, non ci resta che andare a degustarli. Allora, vi siete divertiti a preparare insieme a me queste sfiziosità? Beh, non ci resta che assaggiarle. Venite qui, guardate come si sono ben crostigliate sopra. Il colore è davvero molto bello. Beh, andiamo quindi ad assaggiarle. Vediamo un po' se sono equilibrate nei sapori. Ragazzi, sono veramente molto buone, equilibrate, non sono troppo salate, la delicatezza della zucchina si sente, la panura è davvero molto equilibrata, molto buona nei sapori. Beh, non vi resta che preparare anche voi questi involtini di zucchine, seguirmi su Instagram, lasciare dei commenti, lasciare dei like, perché i pollicioni in su a me piacciono davvero molto. Ci vediamo quindi alla prossima video ricetta. Qui da Chef Fabio, un salutone, vado a finirmi queste sfiziosità. Ciao ciao!